Buon dì, cari amici della Maratona Veneta, buon lunedì, buon scominso della settimana. La nostra parola d'ancora è la parola lago. Con la L tagliata, perché abbiamo detto che serve per dire che la L in certi posti la può addirittura svampirsi. Etimologia, da dove veniva questa parola qua? Dal latin, lacus, se perde la desinenza, la U progressivamente diventa O e una, diciamo, un passaggio intramezzo, e se laco, no? Laco, lago. Tra l'altro, lese, proviamo a fare un parallelo con una parola che non c'entra niente, però che puoi farne capire. Focus. Focus, che in latino vuol dire appunto quel che il Veneto è fuoco. E ora, par parallelismo, qua in mezzo, catemo fuoco. No? Cosa sai che dice l'italiano? L'italiano dice una roba diversa ancora. Il dice lago e qua il dice fuoco. Ah! Come sia questa storia? La storia è la stessa qua, che la versione veneta a partire dal latin, che è questo qua in cima, questo qua è il latin, latin. Questo qua potremmo dire se la versione primaria, che per esempio si canta in Toscana, però in tel nord della linea, vi ricordeo, provate a vedere il video Il pomo e la patata, che così vedi il discorso della linea della lingua, diciamo, del nord, del mondo neolatin. Ecco, succede che la K mesana, la K del latin, se non sei che noi venivamo dalla Toscana, se che neanche, abbiamo fatto un passo in de oltre a partire da qua. E viene fuori che la K la diventa G, l'acus diventa lago e focus diventa fogo. P diretto, lineare, facile. E perché invece l'italiano fa un misiotto? Intanto i toscani gli dice fuoco. Cecco Angiolieri, se fosse fuoco, arderei il mondo, no? Ecco, e questo qua sarebbe il toscano. E ora, se vado sul toscano, mai che sonta la uo, sta di tongassion che piace ascoltare, però. Come mai che quando gli dice laco? Perché in italiano, secondo la regola di derivazione dal latino del toscano, gli arriva a dire laco, eppure gli dice lago. Ecco perché si deve imparare la versione nordica del termine. Perché dico nordica? Perché i laghi più grossi, insomma, gli sei su, parte qua, parte niantri. Mi piaceva però questa parola qua, lago, non solo farvi capire che la K del latino tendenzialmente in Veneto diventa G. Pensai anche alla parola amico, che diventa amigo, che abbiamo già visto altre volte. Portico, che diventa portego, e che ne parleremo ancora. Ma quello che mi interessava era anche a farvi vedere questa storia che i laghi, insomma, i più grossi, il Mac, poi il più grosso è il Gardasee a nord. Ma sai che in realtà questo termine è interessante per il discorso della L che si svampisse. Faccio un salto apparentemente, ma neanche tanto. In latin è il nome del fiume Brenta. La Brenta, bon. E Zera sto qua. Me, se lese, sì. Medoacus. Medoacus, cosa voleva dire? Qualcheduni el dice che in realtà qua che fosse una L, che però non avevi, una L, come si dice, de paroea, ma che non veniva pronunciata, come che fosse una L che si svampisse. Qua attenzione, non c'è niente di scientifico, c'è solo opinione, supposizione, però non abbiamo niente altro che questo, quindi proviamo. Medolacus, vorrei dire una roba che medio, in latino, che viene fuori, medio, a metà, boh, lacus, del lago. Da dove sei che viene fuori la Brenta? La viene fuori a mezza strada da do laghi. È il lago dell'Evico e il lago del Caldonasso, e vien fuori praticamente da tutti i do. Vien fuori dai medo, sti do laghi che sei praticamente attaccai. E allora potrebbe essere che il termine latin che registra i latini, di quello che probabilmente diceva la gente del posto, donca i Veneti, e fosse Medoacus, magari perché chi lo sa, non lo so, non si sa, però devo pensare che magari sti qua svampiva già le L, chi sei che lo sa. Un altro esempio è il Gran Lago che c'è vicino a zona Veneta, che c'è un coso che chiamiamo Garda, che lo sbaglio a scrivere, ma si chiamava Benacus, che qualcuno dice, guarda che questo qua in realtà era Venlacus.
Non lo so, cioè Venetus lacus, lago, e Veneto in latino voleva dire Seste, azzurro, color dell'acqua. Tanto sai che anche il lago di Costanza, il Bodensee, che si entra la Svizzera, l'Austria e la Germania adesso, e si chiamava, ancora in Rio, Sedese, sì, Venetus lacus, che sarebbe come dire lago azzurro, insomma, tanti posti si chiama laghetto azzurro, so che sei, laghi abbastanza grandetti. E ora che vi capivo che il Veneto, lago, l'è paradossalmente molto più, tanto più regolare rispetto all'italiano lago, che dovrei dire laco, come che dovrei dire fuoco, e invece dice fuoco. Ma che ne parleremo ancora di questa diconversione qua, perché so che è una roba particolare, che facciamo fatica a ricordarsi, e che in italiano, diciamo che molto tutti sa, credemo che vaga sempre bene e che sia per tutti quanti, invece, come che se ha disesto un pochettino anche la sua parola scoia, non se mi è tanto una roba normale. Ma vabbè, ognuno fa le sue robe, e il Veneto, la Q del latino, e si apporta, diseria a sé regolarmente, in G. Boh, sai, mi è sta qua del Medoacus, vero? Chissà, bisognerebbe fare delle ricerche ancora più attente. Se qualcuno di voi altri ha qualche articolo che ha scoperto qualcosa, fammi sapere che la scienza la sei sempre in crescere. Abbiamo fatto anche un po', sta qua è la puntata 33, e dunque siamo arrivati a un terzo della nostra maratona veneta, e niente, ci vediamo domani. Ciao a tutti!